Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon The Crimson Curtain. Allora, appena l'antenato finisce di parlare, hai fatto? Grazie. In questo episodio andremo a continuare e spero finire la quest del conte, che in realtà è il barone, ma mi sono sbagliato. Adesso diamo la controllata ai nostri eroi. Ok, carino, carino. Sto aumentando a gogo la possibilità di sanguinamento, per quello. Stordimento. E altro stordimento. Lui rimarrà nel setup. Stordisco tutti, ciao. Cura, danno, perfetto. Tanto però prima di andare ho visto che potevo quasi costruirmi una banca. E direi di farlo, visto che la banca aumenta un pochettino le nostre finanze, e le finanze non fanno mai schifo. Ce ne servono 10 ritratti. Spero ne valga la pena. Aumenta del 5% interessi sull'oro. Ok, perfetto. Fatto questo, direi di andare. Abbiamo controllato i trinket, abbiamo controllato. Un attimo. Maledizione, maledizione, maledizione. Vigore. Vabbè, dovremmo stare a posto così. Adesso, provviste. Sì, consumeranno invito, ma ne ho 19, non penso sia tutto questo grandissimo problema. Allora, due stock di questo. Abbiamo molta gente con la maledizione, quindi penso che mi porterò parecchio sangue. 1, 2, 1, 2. Allora, le bende, sì, possiamo usare lui, è vero, però magari è meglio poter averci qualcuno dedicato. Al posto di averci qualcuno dedicato è meglio poter togliere la cosa, appunto. Laudano, non so quanta roba mette orrore qua dentro, ma nel dubbio a posto così, credo. Cibo preso, preso, preso. Preso tutto. Mi porto un altro stack di cibo, ma perché in caso ci capitasse di aver fame lì dentro è un casino, se no, visto che potrebbe essere potenzialmente molto lunga, e direi di andare. Meno male, avevo paura che comparisse il fanatico, ma a quanto pare non compare. Perché abbiamo tre personaggi con la curse e cominciano a essere un pochettino tanti. Dov'è che sto? Sto qua. Ah, io ho deciso di accelerare un pochettino perché mi sono reso conto di quanto veniva lunga molto. Ah, stiamo già nel corridoio. Trasportarsi da una parte e dall'altra mi ha. No, 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 no. Meno male. Tanto si è fatti i fatti suoi perché io non volevo. Brahma, tu sei debilitato. Devi un po' di sangue. Bravo. Abbiamo trovato un po' di robetto, va bene. Qua niente, quindi si considera l'altro ramo. Perché mi avevano detto di andare giù, io in realtà poi non avevo sentito. Perché non mi fa spostare là? Ecco. Tipo andare verso qua sotto. Mi pare che avevamo beccato. Non mi ricordo, un blocco andando qua. Anche se non ce lo segnala. Beh, qua abbiamo trovato robetta, tra cui un rubino, un po' di sangue. Allora, nuovo percorso, verso il basso, speriamo bene. Ok. Momento, 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 sono un pirla. Ok. Cioè abbiamo il buff che possiamo ottenere consumando una torcia. 3% in precisione significa pressappoco. No, il più 3 in precisione significa pressappoco avere il 3% di chance di. Sapete che io questa non mi ricordo come si rompe? No, mi sa che andava rotta con la pala. Il che avrebbe anche senso. Continuo a dimenticare proprio come si rompe. Come si. Lui mi ricordo qual è il sangue. E mi dà un tesoro. E sono due trinket. Ora, se sia stata una cosa intelligente o meno, non saprei. Visto che tutto sommato ci siamo persi una. Diciamo, ci siamo persi. Stiamo consumando sangue. Cosa che non dovrei fare. Ok, questa è una situazione un pochettino brutta. Perché questi fanno tanto male. Ma tanto male. Quindi.
7 danni. E blinda. Quattro danni e magari blinda entrambi. 10. Ok. Sì, lo so, fai stressare la gente, non ti preoccupare. Potrei stordire uno o l'altro. La logica mi dice che conviene stordire questo, perché poi sarà quello che rimarrà per meno tempo in gioco, se così vogliamo chiamarlo. Ok. Lui potenzialmente nei suoi prossimi turni morirà da solo. Ora. Io posso abbassare il danno che infligge uno di questi altri due. Direi te. Scoppio sepolto. 5-8. Ok, tu se stiamo portando al prossimo turno muori da solo, tranquillo, tranquillo. Infilzato sotterranea. 6 danni. Probabilmente grazie al fatto che gli ho abbassato il danno. Ora, potrei, e lo farò, stordire questo qua. No, aspettate, faccio una cosa un pochettino più azzardata. Stordisco questo e spero di riuscire a ucciderlo questo velocemente invece. 3 danni. No, la vedo difficile. 4 danni. 15, sì, muore da solo, perfetto. Arrivato a questo, allora tu muori. Tu muori e tu autocurati. Me. Ok, è andata decentemente bene, no? Che dite? Messi così, io direi che conviene potenziare te, perché l'altro non può attaccare, sarebbe inutile potenziarlo. Tu autocurati. Anzi, sì, autocurati. 6. Ah, in questa posizione tu non puoi fare assolutamente nulla. Ok, bisogna invertire l'asse 2. Mi sono perso veramente un turno in cui avrei potuto stordire di cattive. Eh no, alzare lo stress, sbuffare il party, tanta roba, invece niente. Infissato sotterraneo. 9 danni. Che vogliamo fare? 14. Va bene. La speranza è che tocchi prima. Ah no, non è toccato prima lui. Dico, la speranza è che tu riesci a fare una buona cura. E ci sei riuscito. Perfetto. Ok, tocca a lui. Tanto lui morirà nel prossimo turno, quindi rimuoviamo lo stress a quello più stressato, cioè te. Perfetto. Leggero e veloce. No, va bene così. E si continua. Certo, un pochettino mi dispiace di aver già riempito l'inventario, forse ho esagerato per l'ennesima volta. Non voglio tenerli in debitato, non voglio, punto. Ok, abbiamo una bella compagnia di rompiscatole. Io vorrei rimuovere per prima cosa lui. 1, 2, no. 5, 10. 6 danni e il bleed. Lamento angosciante, ecco, aumenta lo stress. Ora, capiamoci due secondi, eh. Allora, io l'unico attacco che posso fare è questo. E mi va bene tutto sommato così. Perfetto, è morto. Io ho messo anche un pochino di brido a quest'altro. No, minuetto notturno. Ah, mette un debuff, shifta tutti, ma gli ha potenziato tantissimo il danno. Sta cosa non mi piace. Però posso stordirli.
No, ha respinto l'un. Ah, vero, posso fare una resistenza estrema allo stordimento. Me l'ero dimenticato. Prendi gestione, morbo? Sì. E lui sicuro non si attacca, infatti. Tipico. Latente. Ah, mi si è beccato anche la maledizione, ma che bello. E ha deciso di passare lui. Cosa che mi dà parecchio fastidio, essere completamente onesto, eh. Tanto fastidio. Allora. 6 danni. Bleed associato. Due 5, doppio bleed, questa muore prima di poter fare il suo prossimo turno, però non sono ancora soddisfatto perché questo sopravvive, questo sopravvive. Ma questo sopravvive insomma, perché se lo stordisco non posso stordirlo. Ah, togliamo il morbo a lui e via. Slowly, gently. Però mi ha This is seccato questo how the turno come è life is venuto. taken. Mi ha seccato parecchio. Lui farà la sede di nuovo. No, bombardamento. Schivato. Vabbè, prossimo turno questo muore da solo. No, non è vero che muore da solo. Non mi sta piacendo la situazione. Qua è un casino. Come colpisco, colpisco è un casino. Allora, facciamo così. Potenziamo lui. La speranza è che tocchi prima a lui, cosa che non ha fatto. 20 di cura. Ok, tocca prima a lui. Qual era il problema? Il problema è che se ammazzavo, toccavo prima al flagellante che uccideva questo, lui non avrebbe potuto colpire nessuno. Ma il flagellante intanto può ammazzare chi cacchio gli pare. Their formation is Impunemente. broken. Maintain the offensive. Sì, qua troppa roba. Remind yourself that overconfidence is a Allora, slow and iniziamo pian insidious piano killer. a consumare cibo. Prima mi libero uno slot. Questi 3 di cibo li posso buttare. Uno. Niente. Vabbè, antidoto lo buttiamo. Mi prendo anche sistemmi. E lo sapevo, ho portato troppa roba. Questo. Sono 1000. Vabbè. Mani basse, roba. Sì, magari se mi facessi anche vedere la zona lì sotto sarei più contento. E siamo ancora in basso. Brama, cremesi. Ma quanto sto? 2. Ho sprecato troppo sangue, lo sapevo. Proviamo a vedere se era la pala come mi ricordavo. Finding the stuff is only the first test. Perfetto. Now it must be carried home. Era la pala. Abbiamo il buff, sì. Non mi rendevo conto se avevo il buff delle torce. Eccoli qua. Allora, ricominciamo. Vorrei eliminare per prima cosa questi 8 danni. Ok. Virtualmente morto. La sete. Schivato. Poi vorrei stordire questi due mentre elimino quelli davanti. Bravissimi. Servito ineccepibile, che quindi gli mette protezione. Sì. Allora, facciamo così però. 3 danni. E un bleed pesante. E mo? Non posso far nulla di sensato, però posso abbassare il danno per il futuro a questo che bloccherà quell'altro, giustamente. Stordito se ne va. Stordito se ne va. Il prossimo turno questo morirà di primo. E si cura tra l'altro, il simpaticone. E non posso colpirlo. Se attacco questo colpisco. No, non ne vale la pena. Allora, baffiamo tutti. Ok. Sapete che potrei potenzialmente. No, non varrebbe la pena.
Guardate che riesco a combinare forse. Morto, perfetto. Tu magari riesci a... 7, sei morto. Sì. Sfortunatamente però questi qua rimangono belli... Ah, sono ancora, è ancora protetto questo. Vabbè, la danneggiamo l'altra, per quanto sia un po' inutile secondo me, ma... Vabbè. 5 danni. Sussurri non curanti. Cosa avrebbe fatto? Stress? Fissato sotterraneo. Schivato. Ma questo ancora non muore, tra l'altro. La cosa un pochettino inizia a seccarmi. Vabbè, inizia a danneggiare quest'altra. È morta. È morta da solo e neanche lo sa. Ora. No, conviene eliminarlo e basta. Ah, non posso neanche eliminarlo. Allora, lo attacco così, infatti. Perfetto, lui riesce a fare il suo turno. Che era la cosa che mi preoccupava un pochettino. E tu riesci a stordirmelo, vero? Perfetto. Tutto calcolato, più o meno. Va bene, va bene, va bene. Next turno. 6 danni. E stiamo a 11. Passa. Ecco, tu non dovevi passare. Gli abbassiamo il danno per sicurezza. Perché non si sa mai, ma... Non si sa mai. Adesso qua abbiamo fatto tutti, quindi toccherà per forza prima a lui. Tanto vale abbassare lo stress. E 2. 6 danni, pensavo peggio, però effettivamente l'abbiamo debuffato. Ci sta. Perfetto, medicina da battaglia. Me lo curi. E tu me lo finisci. Allora, ho del cibo. 2. 2. Non ho più del cibo. Si apre qua, che credo, se ho visto bene dagli altri casi, che ci debba essere la chiave qua dentro. Sì, infatti. E non posso portarla perché non ho più spazio. Comune. Comune. E ho preso la chiave. La chiave, se non mi ricordo male, è pausata su in cima. E ci torniamo subito. Allora, probabilmente cancello chiuso. Si è aperto, però come avete notato ho finito completamente le... il sangue. Ed è un po' un problema. Ok, va bene così. È un problema abbastanza grosso. No! Anche questo è un problema. Grosso problema. Allora, che vogliamo fare? Il coccodrillo non me l'aspettavo di trovarlo qua, devo essere sincero. Bleed. Stordiscimelo un po'. No. Ho stordito, perfetto. Poi, tu non mi puoi fare niente da qua, quindi semplicemente buff out al party. Ok. Paura nascosta. Troppo danno. Per i miei gusti ha troppo danno quella creatura. È una schivata anche decentemente alta, quindi io abbasso il danno che può fare. Non ha funzionato. Ma più che altro cerco di stordirlo di nuovo. Stordito. Ok, no. Sì, lo so, siete in brama. Ecco. E mo' che hai risolto prendendo sta cosa? 6. Undici. 15 di danno di bleed, praticamente. Ci sta. Ma quello che mi preoccupa è quello che potrebbe creare tira 2. Se riesco a tirarla avanti, mi pare che non possa fare la sua
sua skill principale. Ok. Paura nascosta. E si risposta indietro. Aumenta la protezione e il danno che può. Che non dovrebbe prendere in realtà. Allora. 4. Siamo a 17. Poi tu ritiramelo avanti. Ah, non puoi da quella posizione. Debuffa il danno, va benissimo. 7, altro danno. Denti laceranti. 10. Ok, questo non doveva succedere. Decisamente questo non doveva succedere. Allora, messo qua però non posso. Voi potete fare più o meno ancora tutto, no? Quindi se io faccio così e lo stordisco, va bene. 17 danni si becca nel suo turno. Perfetto. Credo che questa ce la portiamo a casa, però l'incertezza c'è sempre. 22. Se riesco a ristordirmelo di nuovo, è il massimo, ma proprio il massimo, eh. Dubito che sia così facile. Sì, stordito di nuovo. 6 danni. 20, a 28 di cosa. Al prossimo suo turno muore da solo. Questo che significa che possiamo concentrarci sulla cura. O sui buff. Phew. Solo flagellatore. Figo. Aumenta esponenzialmente la mia capacità di far sanguinare la gente. Senza considerare il fatto che va in combo con l'altro trinket della corte cremesi. Ok, e ottengo quindi anche il bonus extra. Perfetto. Fatto questo, apriamo qua una chiave. Chiave gialla. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Chiave gialla. Ok. Rimane il problema di essere senza sangue. Noi continuiamo tanto a esplorare, mi pare fosse qui dove si continuavano. Appena vedo qualcuno ben debilitato, però prendo e scappo. È l'unica opzione che ci resta. Sì, tu torna indietro però. E tu torna qua. Andiamo avanti. Abbiamo ottenuto due chiavi. Io in realtà volevo finirla la quest qua, però non ho considerato il fattore maledizione. Soprattutto adesso che ce l'abbiamo tutti e quattro maledetti. È un po' un problema. È proprio un problema sostenerli. Vabbè, andiamo avanti finché possiamo. E poi se fosse si fugge. È un po' una rosicata, pure perché ho portato tanta roba inutile che poi sono stato costretto a buttare. Pensavo che 5 di sangue bastasse. Probabilmente bastavano anche se non li avessi dati. Mi pare che... beh, tipo te. Ok. No, però preferisco andare avanti così. Preferisco andare avanti così. Sì, lo so che sono potenziali soldi, però non so se ne vale la pena. Quello è il problema. Credo di aver sbagliato zona. Sì, infatti non volevo andare qua, volevo andare sotto. Volevo andare sotto. Io devo fare esplorazione, io volevo andare sotto. Ho allungato a buffo praticamente. Già. Devo andare qua sotto io. Dove? Perché mi ricordo che avevamo già incontrato la porta. La prossima porta. E immagino che sia la chiave che abbiamo adesso. Debilitante. Allora lui mi è diventato debilitato. Non so che fare. Probabilmente finiamo quasi. Dovevamo già iniziarla. Mi dà fastidio sta cosa, eh. Mi dà tanto fastidio. A meno che qui non ci sia qualcosa che possa produrre sangue. No, eh. No, 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 no. Vabbè, fa tutto da solo, però intanto va bene così.
buttiamo questo, prendiamo questo. Solo mi dà tanto fastidio tutto ciò, tanto. E infatti qui c'è il blocco. Apriamo sta chiave. Sì, apriamo la chiave. Vabbè, questa mi mancava. E direi, ragazzi, che ci dobbiamo forza fermare qui. Allora, sapete che faccio? Visto che mi ha dato fastidio di aver fatto sta cosa, tanto fugo. Organizzazione del borgo. Sì, lo so. Deroderà parecchio. Nella prossima quest, io la faccio off-screen, a meno che non succeda qualcosa di buono, per far recuperare a loro lo stress. Così facendo, nel prossimo episodio direttamente vado a finire quello che dobbiamo fare. Fotofobia robusto. Paromania. Torno al villaggio, ho detto. Perché l'unica cosa che mi dà fastidio, però non mi ero portato abbastanza sangue. Risk and Diceria di reward. ricchezza. A siren's call Sono to arrivati the dei enterprising mercenari. stalker. Buono. Io sono sempre in cerca di mercenari. Vediamo un po' chi è. Livello 0. Livello 0. Picchiatore. Più 10% danno corpo a corpo. Beh, io il picchiatore me lo prendo perché... Vabbè, Logan non lo voglio buttare. Ma tu te ne vai. E ci prendiamo il Suffer not the picchiatore. lame horse, nor the broken man. Perfetto. Ora, ammesso e non concesso che tutti e quattro i miei eroi principali hanno la maledizione, quindi posso tranquillamente mettere Riccardo ad essere una sistemata. Tu che hai? Cibomania, no, poi ti puoi mettere più o meno dove ti pare. Astinenza. Non può meditare mentre si trova al villaggio, non è un problema. E tu invece? No, ok. Non è un problema. Metti qua. Ti sistemi. Uno e due si mette qua. Uno. E due. No, fatto fatto, sono tutti. Abbiamo speso un capitale per mandarli tutti quanti a riposarsi, però ci sta, no? E intanto nel prossimo video probabilmente voi vedrete nuovamente il proseguo di questa quest. Perché farò una quest con i livellini, magari per tirare su qualche soldino. Oh, abbiamo ancora due boss da fare. E nella prossima vedete già continuare questa. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito un commento, piace, una condivisione è sempre gradita. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!